Allora, anch'io come Paola, innanzitutto, ne ho due, ossia, il lavoro smart nella pubblica amministrazione che il once only. In realtà la mia seconda idea ribelle si tocca molto, con il lavoro che stiamo portando avanti insieme a Paola Pisano e chiaramente anche la prima. Il lavoro smart, che è stata la grande occasione durante la pandemia di riuscire, da un lato, a mettere, i lavoratori della pubblica amministrazione, in una condizione di distanziamento, di tutela per riuscire a garantire, di proseguire l'attività lavorativa, ma da remoto. Dall'altro lato, ci ha permesso di portare avanti tutti i servizi pubblici senza disfunzioni. E questa, secondo me, è stata una grandissima prova da parte della pubblica amministrazione. Non lo sappiamo, è l'azienda più grande, dell'Italia, e io vorrei che fosse il traino anche dopo questa fase di pandemia, quando ci sarà l'effettiva ripartenza economica, anche con la ripartizione del Recovery Fund. Credo che la pubblica amministrazione dovrebbe essere l'azienda traino del paese e dovrebbe abbandonare anche un po' quello che sono stati gli scenari che le sono stati attribuiti addosso, la descrizione anche un po' ingiusta che è stata attribuita addosso alla pubblica amministrazione in questi anni, di un'amministrazione poco smart, incapace di adattarsi ai tempi. Invece, a fronte di una richiesta di organizzare in maniera completamente diversa il lavoro, abbiamo chiesto ai dirigenti: provate ad organizzarla da remoto, perché dobbiamo comunque garantire i servizi come gli attestati di nascita, o come molte altre attività che garantiscono le amministrazioni, e loro sono riusciti a farlo in pochissime settimane. Quindi, dal mio punto di vista, il risultato è stato grande ed è stato molto positivo. L'altra grande idea folle è quella che la pubblica amministrazione debba chiedere una sola volta un documento, un dato, nel momento in cui lo ha, non debba più continuare a chiedere più e più volte a imprese e cittadini lo stesso tipo di documento, che va molto in linea con il lavoro che ha fatto, per esempio, Paola, sull'app del bonus vacanze, quello di cui stava parlando poco fa. Nel momento in cui l'amministrazione ha un dato o un documento, lo deve reperire da sola, non è il cittadino o l'impresa che deve portare i faldoni di carta tutte le volte all'ufficio, ma sono gli uffici pubblici che devono avere le banche dati che dialoghino tra di loro in maniera da riuscire a reperire da soli i documenti. Questa, secondo me, sarebbe un'altra grandissima svolta da parte della pubblica amministrazione.